siamo in compagnia di Giulio Frasconi, che è il presidente della festa, e ci racconta innanzitutto cos'è questa festa. È una festa antica. Il paese è un piccolo paese del comune di Arezzo e c'era tanta miseria, come dappertutto, come nelle famiglie contadine, un po' dappertutto. E allevavano gli animali per barattarli con i beni di prima necessità, vestiti, sale, eccetera. Però alcuni li mettevano da parte per tre feste ricordate durante l'anno: Natale, Pasqua e il 15 di settembre la festa della Madonna Addolorata, che è la patrona del paese. In questa occasione tutte le famiglie invitavano parenti e amici. Dopo i riti religiosi, la massaia preparava un lauto pranzo, cioè preparava con quegli animali che aveva messo da parte, li cuoceva, li condiva, li cuoceva nel forno, li cuoceva nel tegame di coccio. Allora usava molto il tegame di coccio. Approfittavano per mangiare la carne, che non era di tutti i giorni. La chiamavano la festa del tegame. Noi 40 anni fa abbiamo ripreso da questa festa lo spunto per continuare e proporre, far assaggiare alle persone quei prodotti tipici locali. Le massaie nostre le cucinano rigorosamente rispettando le ricette delle nostre nonne. Allora, i piatti sono la ribollita, la trippa, i grifi, i fegatelli e l'arista all'antica. L'arista di maiale cotta nel tegame e poi con sopra una salsa fatta con l'uva passerina. Allora, le nostre nonne non andavano a comprare le spezie, ma usavano quello che gli dava la terra, in questo caso l'uva. L'uva ha la particolarità ora in settembre, agosto, fino agosto, settembre, di avere il grappolo mezzo acerbo e mezzo maturo, che dà un sapore agrodolce all'arista. È una cosa semplice, diciamo così, ma gustosa. I grifi, un altro piatto tipico aretino e locale. Il grifo è il muso del vitello, che viene pulito, lessato con acqua, aceto e odori, dopo rimesso nel tegame a soffriggere con il soffritto, con tutti gli odori. Dopodiché ci viene messo gli aromi e il pomodoro, viene fatto bollire e è un piatto abbastanza grasso. Dopo va bene i fegatelli e il fegato del maiale avvolto nella rete del maiale, sempre cotto nel forno a legna. Questi sono un po' i piatti che facciamo, ecco. Sì, ecco, io direi, noi abbiamo già provato l'arista in particolare, che era squisita. Anche i grifi particolarissimi abbiamo provato, siamo rimasti veramente soddisfatti, quindi non abbiamo solo la voglia, ci è rimasta solo la voglia di tornare. La sagra continua fino al prossimo 8 di settembre, quindi insomma ci potrebbe essere occasione. Sì, quest'anno in più la particolarità è che con l'Associazione Italiana Sommelier, la delegazione di Arezzo, hanno abbinato a questi piatti tipici un vino tipico aretino, cioè hanno preso dei vini delle cantine della provincia di Arezzo e hanno scelto un vino particolare che si sposa bene con il piatto. Quindi hanno abbinato al piatto un vino, per esempio con i grifi, che ripeto è un piatto che lascia la bocca grassa, pastosa, hanno abbinato un vino che si chiama Poventa, dell'azienda agricola Buccellette di Castiglione Fiorentino, dove questo, quando uno beve, lascia la bocca asciutta, ripulisce. E come questo, anche tutti gli altri piatti hanno abbinato un vino che sposa bene con il piatto, in modo tale sia di fare promozione del territorio, quindi noi sponsorizziamo i nostri prodotti aretini e in più facciamo assaggiare alle persone sia i sapori della cucina sia i vini tipici aretini. Benissimo, e sono queste le cose che noi cerchiamo soprattutto di promuovere per quello che è nelle nostre possibilità, insomma. Noi non possiamo che ringraziare per l'ospitalità e ribadendo a tutti l'invito a venire qua a provare questa cucina squisita.
Grazie di tutto. Grazie a voi. E a presto. Grazie a voi. Grazie.